FC Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del 36enne difensore Francesco Galeotto. L'esterno difensivo siciliano, che in passato ha indossato le maglie di Palermo, Treviso, Salernitana, Pescara, Arezzo, Genoa e Messina, ha siglato con la società rossoblu un contratto biennale e domani alle ore 12 sarà presentato alla stampa presso lo stadio Tsuchiya. Prevista per domani la ripresa pomeridiana allo stadio per i rossoblu reduci dalla gara di Team Cup con Livorno, mercoledì doppia seduta all'uscita, giovedì e venerdì pomeriggio a Steccato di Cutro, sabato mattina la rifinitura allo stadio e poi il ritiro in attesa del match. In occasione della prima gara di campionato contro il Pescara, il Crotone dovrà fare a meno degli squalificati Claudio Cafiero, 3 giornate, e Carlo Vicedomini, 1 giornata. Capitolo stadio, nelle prossime ore presso la prefettura di Crotone si terrà un vertice informale al quale prenderanno parte i massimi dirigenti rossoblu e gli amministratori comunali. Verranno valutate tutte le possibili soluzioni affinché domenica nella gara d'esordio col Pescara si eviti di giocare la partita a porte chiuse. No, in relazione a questo ultimo provvedimento che è stato adottato e che ipotizza la possibilità delle partite solo a porte chiuse o in altri stadi, in una riunione proprio della giornata di oggi, che si è conseguita nella giornata di oggi, anche in relazione all'ultima nota pervenuta, si è convenuta la possibilità, ferma restando la messa in sicurezza nei tempi che avevamo già ipotizzato in sede di Consiglio Comunale, di messa in sicurezza complessiva dello stadio e di adeguamento alla normativa attuale, si è ipotizzata la possibilità, attraverso un'ulteriore riduzione dei posti dello stadio al di sotto dei 7.500, di rientrare nelle esenzioni nel corso di quest'anno per poter questo consentire la possibilità concreta di effettuare all'interno dello stadio Tsuchiya, aperto quindi al pubblico, la realizzazione delle partite stesse. È evidente che questa è una possibilità che è subordinata a una ulteriore valutazione da parte del Ministero e che comprenderà tutte e 9 le società che sono comprese, quindi tutte e 9 le città che sono state oggetto di questo provvedimento stesso. È evidente che questo percorso che abbiamo ipotizzato è un percorso già seguito ed accolto per la città di Venezia, lo stesso Ministero ne ha dato comunicazione, quindi la soluzione che stiamo percorrendo è appunto questa, quella della riduzione del pubblico all'interno dello stadio al di sotto dei 7.500 fruitori, e questa possibilità dovrebbe rendere esente, almeno nel corso di quest'anno, la messa in sicurezza dello stadio complessivo.